è sicuramente una tragedia, questo posso dire che è una tragedia per il numero delle vittime che c'è stato. Giuco i cellulari su. La maggior parte delle vittime pare siano di Pozzuoli, ci può confermare questa notizia? Sì. Abbassati i microfoni, almeno la maggior parte è di quella zona. Abbiamo notizie di feriti, in particolar modo di 5 bambini? Allora, lo Stato non abbiamo queste notizie, quelle che abbiamo dato già da stamattina, ci sono 38 morti e 10 feriti. Poi la situazione si può evolvere, qui ognuno dice la sua, però di minuto in minuto. La situazione attuale è la seguente: 38 morti e 10 feriti. Ovviamente parlo di quelli del Le indagini che sono tutte in corso, quindi è assolutamente presto per ipotizzare l'eventuale causa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci stiamo dedicando ad altre cose, dobbiamo dare pace a queste persone che sono morte, le dobbiamo restituire alla loro famiglia, siamo in stretto contatto sia con i familiari che con il magistrato. Poi partiremo con le attività che ci competono, su quella della ricostruzione dell'attività di indagine. È stata già fissata la autopsia? No, io non, questa è una cosa che non deve chiedere a me, deve chiedere a me. Grazie, Presidente.